Quando si parla di medicina di genere si pensa quasi subito ai farmaci, ma è vero che la maggior parte dei farmaci in passato è stata sperimentata soprattutto sul modello maschile? Sì, eh, è vero. Eh, detta così fa anche un po' paura perché sembra in realtà che ad oggi le donne e le persone transgender non possano eh, usare nessun farmaco con un profilo adeguato di sicurezza e di efficacia. Eh, purtroppo non siamo tanto lontani dalla realtà nel momento in cui dico una cosa di questo tipo perché fino al 1993 nessuna donna, nessun campione diciamo, di sesso femminile è stato arruolato negli studi di sperimentazione preclinica e clinica dei farmaci. Un farmaco noi immaginiamo che eh, nasca e cresca sotto i banconi della farmacia ma in realtà non è così. Un farmaco prima di entrare in commercio ha eh, lung un lunghissimo iter, una lunga vita pre-commercio. Si comincia con la sperimentazione preclinica che prevede il test del principio attivo della sostanza selezionata sulle colture cellulari e sulle cavi animali, poi si passa ai passaggi che garantiscono la sperimentazione clinica, e cioè i volontari e le volontarie sani, sane, e poi un numero di pazienti sempre più crescenti. Fino al 1993 nessuna attenzione è stata posta ad un pari arruolamento per sesso, per la popolazione maschile e femminile e quindi ciò vuol dire che per tutti i farmaci messi in commercio fino all'inizio degli anni 2000 il vuoto conoscitivo in merito al funzionamento dei farmaci, all'efficacia, al profilo di sicurezza, alla tossicità eh, era pressoché ignoto. Questo perché? Perché la sperimentazione sul modello femminile è molto più complessa e quindi molto più costosa.